sono stato ex allievo sotto la presidenza di Roberto Rossellini e ho dei bei ricordi, anche se furono degli anni molto, molto turbolenti. Rossellini è stato un grande uomo, però vi devo raccontare un episodio miserabile. Rossellini sbagliò perché non aveva capito che i selezionatori avevano selezionato tutti studenti molto politicizzati, ma molto, molto, molto anche dei teorici della lotta armata. Perché noi vogliamo parlare del cinema nella realtà, il cinema come rivoluzione, il cinema come rivoluzione per la classe operaia, il cinema come propaganda per la classe, il cinema. Invece lui ci stava parlando di obiettivi e teleobiettivi sperimentati dalla NASA su dei satelliti sui quali, volendo, si poteva anche intervenire cinematograficamente. Vedevi piano piano che questi qua, che invece volevano parlare di cinema politico, che facevano? Rossellini non si rendeva conto perché era molto preso da sé e aveva l'abitudine di parlare così. E quindi con questi obiettivi si potrebbe anche ipotizzare un piano sequenza. Immaginate una cosa, però parlava sempre di cose tecniche. Quindi non se ne poteva più. Allora a un certo punto sentivo che dalla parte del gruppo dell'estremissima sinistra qualcuno cominciò a dire: questo mi ha rotto le palle con questo obiettivo, guarda, guarda, no, veramente, guarda, io mi incazzo, no, ma buoni, buoni, o facciamo, o è sempre Rossellini, o è il neorealismo. A un certo punto uno alzò la mano e Rossellini, finalmente, che parlava sempre con lo sguardo rivolto, disse: dimmi, Presidente, quando è che parliamo di cinema sociale e cinema politico? Arriverà il momento in cui parleremo del cinema sociale e politico. Intanto adesso andiamo avanti con questa lezione sui mezzi tecnici che sono molto interessanti, perché l'America sta e tutti quanti. Io voglio parlare del popolo, voglio parlare della rivoluzione, voglio parlare di quello. Allora, che cosa succede? Tragica terza lezione di Roberto Rossellini. Entra, all'epoca si poteva fumare, entra sfidando tutti gli eschimi, tutte ste barbe, cose, tutta la gente incazzata perché eravamo molto annoiati. Entra con la sua Chesterfield, si siede, bello impomatato. Mi è arrivato oggi un articolo della NASA su questo obiettivo. A un certo punto, come dice NASA, Uno studente si alzò, uno studente di Genova, si alzò. fa partire un peto vero. Si sente proprio, ma proprio così. A quel punto noi tutti, per la vergogna, nessuno ride, nessuno ride, perché lui aveva praticamente distrutto il padre dell'orario. Improvvisamente facevamo tutti atti così. Che tutti noi a un certo punto facemmo: oddio, oddio, che ha fatto? E fu un gesto di protesta inaudito, cioè lui con quella scoreggia praticamente aveva distrutto il creatore del neorealismo, cioè era stato distrutto da un peto. L'atteggiamento di Rossellini fu tragico perché era rimasto, guardava il pavimento fisso, fece così. Arrivederci a tutti. Ma questo non torna più, a chi se ne frega, la faccio io la lezione. In quegli anni succedevano queste cose. Rossellini non mise più piede al centro sperimentale a farci le lezioni. E questo fu un dramma perché ci mancava una figura carismatica. Quindi andammo avanti, dove praticamente le lezioni furono autogestite. Cioè, ti puoi immaginare, noi che avevamo bisogno di apprendere qualcosa, in realtà dovevamo sentire dei grandi pipponi politici da parte di ciascuno delle varie componenti: potere operaio, lotta continua, autonomia operaia, quelli del PC che cercavano in qualche modo, però gli davano dei fascisti addirittura. Quindi